non si muove, quel fino a sabato la preoccupa oppure... Ah, fa parte del mestiere, questo è un mestiere che sei sempre a rischio, l'allenatore è sempre a rischio, però io credo quando credi nel lavoro lo fai, non sto a pensare a quello che dicono, quello che io cerco di farlo per cercare di fare il meglio di questi, con questi ragazzi, perché sono ragazzi che mi stanno dando tutto, che se ne dica, e lo fanno quotidianamente anche in allenamento. Io credo che lo debbano fare, devono migliorare magari in quelle piccole disattenzioni che a volte abbiamo, che ci fanno a volte perdere quei risultati che ci potevano dare una classifica importante. Però io non rinnego quello che stiamo facendo, perché fino a un mese e mezzo fa, se sei quarto, non è perché sei per grazia ricevuta. Dopo è successa delle cose e adesso bisogna essere bravi a rimetterci in gioco, a rimetterci tutti, a ritrovare l'equilibrio giusto per ritornare a scalare. Dopo sono convinto che può tornare il sorriso a tutti. Grazie. Ok? Grazie, mister. Prego. Posso contestarti una cosa? Certo. Migliorare nelle piccole disattenzioni, non sono più piccole. Posso dire grande, che devo dire? Sempre disattenzioni sono. Quando si parla di disattenzioni, sono piccole e grandi, sono sempre disattenzioni. Cioè, si perdono delle partite veramente. Voi in Toscana chiaramente delle bischerate, ma queste sono delle cose molto più. Sì, facciamo degli errori che magari ma si penalizzano. Te lo sei chiesto tu perché? Me lo chiedo, sì, me lo chiedo sempre. Si lavora anche su particolari, cercare di capire le situazioni, però succede nella fase difensiva e nella fase offensiva, certo. Perché non è che c'è l'equilibrio anche in quello, il negativo, no? Cosa è troppo. Sì. Questo è frutto perché sono le cose, però te lo chiedi, cerchi sempre di lavorarci fino a che non trovi l'equilibrio giusto. Questo come li vedi, come li tasti, cioè questi giorni avrete parlato, tu sei uno che di solito parla molto con i giocatori, no? Sì, sì. Ecco, che idea ti sei fatto? Ci sono convinti di giocarsi molto in questa partita, al di là della tua posizione? Sì, ma se non fosse così non si capirebbe niente. È chiaro che parte che è ogni partita che ti giochi tanto, cioè non è che dici sabato è una partita particolare, sempre devono essere particolari, perché se vuoi fare o cercare di, devi essere sempre lì, non sabato. Sabato è come, deve essere sempre così. Dopo che quello che sarà sabato si guarderà dopo la partita. Però voglio che sabato facciano quello che sanno fare, con la massima attenzione. Che tipo di partita vorresti? Una partita aggressiva, una partita invece sapendo che loro giocano molto... No, aggressiva, questa è una squadra che è una squadra importante, una squadra che non gli devi dare tanto fianco, non puoi attaccarli perché hanno qualità importante. Quindi bisogna saperli cogliere, saperli prendere, saperli attaccare nelle ripartenze, stare attenti al loro modo di giocare. Adesso sono chiaramente hanno una convinzione, essendo primi è più facile tutto, no? Perché viene anche, sei più convinto di quello che fai, ti viene più naturale, sai qualità, quindi bisogna stare attenti a questo, però sapendo che si può far male, e questo, cioè, questo deve essere. Sì, avete giocato. Sì, il primo tempo abbiamo subito un po', però poi siamo venuti fuori e c'era quasi un girone però che è passato. E noi è cambiato qualcosa di quella squadra lì a questa. È cambiato degli elementi che. Quindi bisogna rivederla, ricalcolarla. Senti, che cosa, cioè la tua vigilia come la vivi invece? La vivo sempre, come cercando sempre no, di... No, ma cioè, vuol dire, ti sei reso conto che in questo momento, per una serie di risultati negativi, tra virgolette, sei, come si suol dire, ma sì, sulla graticola, chiaramente. Ma chiaro, ma questo è il lavoro che è così, però che non è che io... Le cose belle passano sempre attraverso delle sofferenze, magari quando me lo traspetti può cambiare la storia. Questo è una cosa che mi è capitata spesso nella vita. Però bisogna credere in quello che fai, se non ci credi... sempre lì e poi magari ti sono cambiate le cose. Spesso, perché le cose belle vengono fuori attraverso la sofferenza, non perché ti vengono perché
dopo nascono così per improvvisazione. Io non ci credo a queste cose qua, credo solo che lavorando deve arrivare il momento che ti tocca quella cosa che non pensi che arrivi, poi ti dà consapevolezza.